Dall'UE arrivano pochi fondi, arrivano in tempi troppo lunghi, Però c'è tanto lavoro. arrivano comunque con delle, sempre con delle condizionalità che sono dal mio punto di vista troppo elevate, arrivano con anche un tema legato alle cosiddette risorse proprie con le quali l'Unione Europea dovrebbe garantire questi soldi che rischiano di essere prese dalle stesse aziende che quelle risorse dovrebbero salvare. Quindi voglio dire, io non sono ottimista come i cosiddetti europeisti, anche se mi considero una europeista anch'io, semplicemente credo in un'Europa diversa. Qualche passo in avanti è stato fatto, ma sicuramente siamo molto indietro rispetto all'idea che noi abbiamo di un'Europa che sia finalmente un gigante politico e un nano burocratico. Oggi siamo di fronte a un gigante burocratico, che anche per questo le risorse non arrivano, e a un nano politico. Ah, guarda, le prossime elezioni in Abruzzo stiamo lavorando per Complimenti. individuare chiaramente in tutte le città che vanno al voto candidati competitivi, lavoriamo per vincere, mi pare che i risultati anche della giunta Marsilio e quindi di Fratelli d'Italia siano risultati parecchio incoraggianti. Io sono estremamente fiera del lavoro del governatore Marsilio, della sua serietà, di vedere un governatore che mantiene gli impegni presi, che su questa regione piuttosto che diciamo, spendere le risorse per comprare consenso, come spesso piace fare alle forze politiche, decide di investire su progetti di medio-lungo termine che però possono liberare questa regione dal suo storico isolamento, per cui tutto il tema delle infrastrutture. Sono fiera di un governatore che ha, diciamo così, che si è rifiutato di fare tutti i giorni le dirette Facebook durante la pandemia, neanche si fosse, voglio dire, dei fenomeni televisivi, perché stava lavorando e quindi, diciamo, mi riconosco nel suo modello e del resto lo conosco molto bene perché anche no, diciamo, mi Altrimenti conosciamo da come? qualche anno e per cui sono molto fiera. Penso che questo i cittadini abruzzesi che andranno al voto nelle prossime amministrative lo riconosceranno al centrodestra e a Fratelli d'Italia. Okay.